una storia importante perché ci fa capire dei tanti conflitti che viviamo nella nostra società e che, a cui dobbiamo dare una risposta. Ne abbiamo discusso molto, oggi insomma ne parleremo anche, noi vogliamo fare di tutto perché questo ragazzo possa uscire dal carcere. La Venere, dopo questo periodo in piazza Municipio, avrà una collocazione definitiva e quindi diventerà un ulteriore punto di bellezza della nostra città. Rinasce la Venere dopo questa storia, che è anche una storia importante perché ci fa capire dei tanti conflitti che viviamo nella nostra società e che, a cui dobbiamo dare una risposta. Ne abbiamo discusso molto. Oggi insomma ne parleremo anche, noi vogliamo fare di tutto perché questo ragazzo possa uscire dal carcere, ovviamente compatibilmente con quelli che sono i vincoli giudiziari, e che questo percorso della Venere sia anche un percorso di rinascita personale per lui. Perché questa persona ha un bisogno profondo, che io credo la Venere possa offrire a questo bisogno una risoluzione. Questo stesso individuo che soffre, che l'ha fatto per sofferenza, debba trovare un sollievo, un sollievo che è quello che lui riesce a procurare a noi tutti attraverso l'atto suo di follia che ha fatto. Lo abbraccio profondamente perché sta collaborando con noi, ma noi dobbiamo collaborare con lui. Sarà per 3 mesi e mezzo in piazza Municipio e dopo 3 mesi e mezzo diventerà patrimonio di questa città, ovvero verrà destinata alla chiesa di San Pietro ad Aram. L'opera è interamente donata da Michelangelo Pistoletto. Il comune aveva finanziato la prima versione della Venere di, vado a memoria, 168.000 euro circa. Dopo il rogo si era interrotto il finanziamento ed è stato all'inizio del 2024 si è completato il finanziamento relativo alla prima versione della Venere. Quindi non sono stati spesi nuovi neanche un euro. Il comune si è accollato unicamente la spesa della vigilanza. Dalla Venere degli Stracci un messaggio alla città e un messaggio di solidarietà che accompagna progetti sociali destinati all'inclusione, destinati ai più deboli, una raccolta che il maestro Pistoletto e la Fondazione Pistoletto hanno inteso devolvere a 2 associazioni che noi abbiamo suggerito, le Lazzarelle, che è una cooperativa che si occupa dei problemi legati alla carcerazione femminile, e un altro che è l'associazione La Scintilla, che opera con le persone affette da disabilità mentale e motoria.